attività? Mi è piaciuto molto il fatto della corrispondenza che ho avuto dal pubblico. Penso che sia indicativo il fatto che le persone siano divertiti in egual misura quanto ci siamo divertiti noi. Il divertimento sorge da un sentimento antico, che è quello della condivisione. Stasera abbiamo voluto condividere col maestro Ambrogio Sparagna sentimenti, melodie, canti, abitudini, tradizioni che vengono da lontano. Hanno però come comune denominatore l'insegnamento della fratellanza tra tutti quelli che ci circondano. Dicevo prima nell'arco dello spettacolo che per tutti quelli che riescono ad accogliere nella loro vita qualcuno che ha bisogno, questo fa sì che loro si avvicinano di più a Dio. Questo proviamo a fare quotidianamente. Il fatto che lo facciamo suonando oppure cantando ci classifica solo come dei privilegiati. In Grecia c'è tuttora l'abitudine di continuare a cantare questi versi. I primi, sia a Natale, a Capodanno che nell'Epifania, i bambini, i ragazzi suonano le porte per poter raccogliere auguri per Natale, per il Capodanno o appunto per l'Epifania dove Gesù si è manifestato. Questo è una tradizione che persiste tuttora in Grecia, ad Atene dove sono nato io, quindi non è stata una difficoltà, diciamo, oggettiva quella di poter riproporre nell'ambiente musicale italiano la tradizione che persiste tuttora in Grecia. Kalli chronia solus tus theates tu HTO. Grazie, ευχαριστώ πολύ.